È arrivato forte fino a Civitavecchia all'eco della tragica notizia di ieri pomeriggio relativa alla morte di Francesco, un bambino di 2 anni e mezzo affogato in mare allo stabilimento Nuova Oasi di Santa Severa. Stando alla prima ricostruzione, il piccolo era in compagnia della sorella e sotto la sorveglianza della babysitter quando si sarebbe allontanato verso il mare, dove sarebbe annegato nonostante l'acqua bassa. Diversi i tentativi di rianimare Francesco anche dopo l'arrivo dell'eliambulanza. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Ad indagare su quanto avvenuto nella tristissima giornata di ieri sarà la procura di Civitavecchia. Proprio oggi il magistrato incaricato del caso dovrebbe sentire la tata cui erano stati affidati il bambino e la sorella, oltre ai bagnini che sono intervenuti provando invano a salvargli la vita. È stata affidata all'avvocato Michetti l'impugnazione del provvedimento relativo al metanodotto collegato a Biodigestor che la Regione Lazio vorrebbe realizzare a Monna Felicita. Intanto il 30 giugno scorso è arrivata una determinazione con cui la Direzione Regionale Ambiente della Pisana giudica compatibile il progetto del Biodigestor in seguito a valutazione di impatto ambientale, al quale Palazzo del Pincio si opporrà il servizio. L'amministrazione comunale ha deciso di impugnare il provvedimento relativo all'opera accessoria al biodigestore, ovvero il metanodotto funzionale all'immissione in rete del biogas estratto dal processo di digestione dei rifiuti. Il ricorso scade il 24 luglio e l'ente ha deciso di affidarsi all'esperto avvocato Enrico Michetti, con il quale vi è stata nei giorni scorsi una riunione per illustrare le ragioni che il comune intende far valere in giudizio e che saranno poi elaborate dal professionista. Tutto ciò per dare seguito ai plurimi atti di indirizzo assunti da Palazzo del Pincio, in cui è stata espressa la netta contrarietà a questo impianto, in particolare dal Consiglio Comunale Congiunto, svoltosi al Comune con la partecipazione di Civitavecchia, Montalto di Castro, Tarquinia, Monteromano, Tolfa, Lumiere e Santa Marinella. Eppure, afferma il vice sindaco e assessore all'ambiente Manuel Magliani, nonostante la sacrosanta opposizione di comuni interessati, della ASL Roma 4 e delle associazioni, il 30 giugno scorso è arrivata una determina con cui la Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio giudica compatibile il progetto del biodigestore in seguito a valutazione di impatto ambientale, provvedimento che viene reso a distanza di oltre 4 mesi dalla chiusura della conferenza dei servizi. Questo dà ancora di più la dimensione di una procedura anomala, conclude Magliani, abnorme e del tutto irrituale. Anche su quest'ultimo provvedimento l'amministrazione comunale intende mettere in atto le opportune azioni per contestarlo, visto che, secondo l'amministrazione comunale, è il chiaro indicatore di una volontà da parte della Regione Lazio di ignorare le istanze del territorio. Non erano del passeggero spagnolo di 54 anni scomparso dalla nave proveniente da Barcellona e attraccata a Civitavecchia nel pomeriggio del 21 giugno scorso il fegato e il rene rinvenuti in 2 distinti momenti sul lungomare di Latina. Lo hanno stabilito gli esami disposti dalla Procura della Repubblica di Latina. I medici incaricati di svolgere le indagini hanno accertato che i 2 organi erano di un maiale. Resta quindi il giallo sulla scomparsa dell'uomo che si era imbarcato a Barcellona sulla Cruise Roma e non era poi sceso a Civitavecchia e i cui documenti e il bagaglio erano stati rinvenuti a bordo del traghetto. Restano quindi in piedi tutte le ipotesi formulate fin dall'inizio, ovvero quella che l'uomo sia accidentalmente o volontariamente finito in mare o che magari per motivi personali sia sbarcato nella tappa intermedia di Porto Torres e abbia voluto che si perdessero le sue tracce. Tappa laziale per la goletta verde di Lega Ambiente che stamattina è arrivata a Civitavecchia. Qui la storica campana estiva dell'associazione ambientalista in difesa del mare e delle coste italiane ha portato in primo piano anche il tema dell'eolico offshore, su cui la città laziale sta dimostrando grande attenzione. Per questo Goletta Verde ha organizzato oggi un incontro pubblico dal titolo Eolico Offshore, finalmente. Nel corso dell'incontro l'assessore all'ambiente Manuel Magliani ha sottolineato il controsenso da parte della Regione Lazio, che con il suo assessorato alla transizione ecologica spinge verso le rinnovabili, e dall'altra dà parere favorevole al metanodotto collegato al biodigestore. Le interviste.
Manuel Magliani, presente alla visita di Coletta Verde qua a Civitavecchia, amministrazione comunale che ha ribadito il sì all'impianto eolico offshore, che però stona con quell'altro progetto che si sta portando avanti qua a Civitavecchia, che riguarda il metanodotto. Sì, è una contraddizione in termini, parlare comunque di cambiamento, di uscita dai fossili e comunque sapere che ci sono delle procedure che vanno in una direzione di realizzazione di impianto e smaltimento di rifiuti per 120.000 tonnellate con l'estrazione di biogas da mettere in rete, comunque è per noi un qualcosa di pregiudizievole, l'abbiamo detto, stiamo contrastando in tutti i modi questa progettualità e al tempo stesso non possiamo che essere favorevoli rispetto a una progettualità che va sulle rinnovabili. Questo lo ha detto sempre il sindaco tedesco in tutte le sedi, in tutte le occasioni possibili, siamo assolutamente favorevoli, siamo contenti che Goletta Verde ci sia tornata a trovare. Sicuramente però abbiamo bisogno di un supporto importante in tutte quelle situazioni che invece vedono l'amministrazione lottare isolata contro una serie di progetti che non vanno assolutamente nella direzione della buona transizione ecologica, ma che ci riportano invece indietro nel tempo al gas e ai fossili. Come Regione Lazio stiamo seguendo passo passo tutto l'iter, è partito dalla fase di scoping via al Ministero della Transizione Ecologica, è stata presentata una richiesta di concessione dello spazio marittimo, quindi fronte Civitavecchia nel sito dove dovrà essere ubicato il parco, e quindi noi come Regione Lazio stiamo lavorando per preparare anche gli uffici per una sfida tecnologica importante che è legata ovviamente poi al tipo di attività amministrativa di permesso che verranno rilasciati. Sul biodigestore ovviamente l'iter autorizzato è stato portato avanti a norma di legge. È un tema su cui io mi sono personalmente già espressa, perché dimensioni del genere su un territorio non sono bene accette, non sono neanche utili a quelli che poi sono i bisogni del territorio, quindi io mi auguro che nelle fasi successive insomma ci sia una riconsiderazione anche in un quadro più regionale di quelli che sono i bisogni in termini di smaltimento di rifiuti. Con Goletta Verde quest'anno stiamo facendo il periplo delle coste italiane andando nei luoghi del conflitto, andando a raccontare che gli impianti eolici offshore sono fondamentali per decarbonizzare il paese, servono quelli a terra ma servono anche quelli a mare. Civitavecchia in questo senso è un modello da replicare in tutto il paese. Civitavecchia ha vissuto decenni di servitù energetica fatta di carbone, di olio combustibile. Civitavecchia è un luogo in cui c'è una unità di intenti da parte delle istituzioni locali, da parte delle associazioni ambientaliste, da parte dei comitati per chiudere la stagione della centrale a gas, a carbone, evitando la sua riconversione a gas, realizzando gli impianti eolici a mare. È una opportunità straordinaria non solo per la produzione di energia pulita, ma anche per tutto quello che ne consegue in termini di impatto occupazionale. Progetti come quello dell'impianto eolico offshore sono una premessa straordinariamente importante per entrarci, purché si autorizzino presto e si possano realizzare nel più breve tempo possibile, perché come dimostra la siccità nel nord Italia, come dimostra la tragedia della Mormolada, veramente, come dicono i ragazzi dei Fridays for Future, non c'è più tempo. Dopo anni dettati da piano di rientro e blocco del turnover, la ASL Roma 4 torna ad assumere personale. Nei soli primi sei mesi di quest'anno sono state 200 le unità reclutate tra medici, infermieri, amministrativi, e la dotazione di personale, 1.500 nel 2018, è passata a 1.727. È stato soprattutto il comparto sanitario ad essere potenziato, con l'inserimento di 85 nuove professionalità che, come ha spiegato il direttore sanitario Carmela Matera, sono state impiegate nei servizi territoriali e ospedalieri. Per salutare le nuove leve e congedare quanti in questi anni hanno prestato servizio presso l'azienda sanitaria, la ASL Roma 4 ha voluto organizzare nel pomeriggio di ieri, nel giardino di Piazza Verdi, un momento di condivisione al quale hanno partecipato neoassunti e il personale in uscita per un simbolico passaggio di testimone. Il futuro di Civitavecchia e Brindisi finisce nel decreto aiuti. Nei giorni scorsi il deputato del territorio, Alessandro Battilocchio, ha presentato una proposta di legge per riconoscere un'attenzione particolare al nostro territorio nella fase post-carbone. Prevista una cabina di regia ad hoc specifica per Civitavecchia e Brindisi, sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico. Il servizio.
Nei giorni scorsi il deputato del territorio Alessandro Battilocchio ha presentato una proposta di legge assieme al collega Mauro Dattis per riconoscere un'attenzione particolare ai territori di Civitavecchia e Brindisi nella fase post-carbone, dopo che il governo, pur nell'attuale contingenza bellica, ha confermato la deadline insuperabile per il 2025 per l'uscita definitiva e la dismissione degli impianti. Una parte importante della proposta di legge in questione è stata già inserita nel contesto del decreto aiuti in votazione alla Camera. L'emendamento firmato da Battilocchio e Dattis è stato infatti approvato dalle commissioni bilancio e finanze ed inserito espressamente nel contesto della legge di conversione. In particolare, nella legge di conversione viene prevista una cabina di regia ad hoc, specifica per Civitavecchia e Brindisi, sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico. Questo comitato di coordinamento, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal PNRR e dagli importanti progetti di interesse comune europeo, dovrà riunirsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e si occuperà di individuare misure per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno di programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Civitavecchia e Brindisi. Al tavolo, sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico, parteciperanno rappresentanti del Ministero dell'Economia, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Mobilità Sostenibile e della Coesione Territoriale, oltre alle istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici dei due territori. Il Comitato di Coordinamento, inoltre, monitora l'attuazione della realizzazione dei programmi di investimento esistenti, valuta ulteriori misure da predisporre, in particolare per la realizzazione di siti di produzione di impianti energetici da fonti rinnovabili e di siti destinati a nuove attività di logistica e di produzione industriale, individuando altresì interventi per il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali mediante misure per l'attrazione di nuovi investimenti e percorsi di formazione e riqualificazione del personale. Una gran bella notizia per il territorio, dichiara il deputato Alessandro Battilocchio. L'attenzione per Civitavecchia nei prossimi anni è oggi certificata non con dichiarazioni di intenti o interventi sporadici, ma con una specifica previsione normativa inserita in una legge dello Stato, una cornice davvero importante in cui il governo si muoverà su obiettivi anch'essi definiti dalla legge al fianco del territorio, protagonista con le sue istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici. Una pagina importante, conclude Battilocchio, per il nostro territorio che sarà all'altezza della sfida. Dalla prossima settimana gli impianti della Ficoncella adotteranno l'orario definitivo. Amministrazione Comunale e Civitavecchia Servizi Pubblici sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli dopo una fase di ascolto delle indicazioni, dell'utenza e di confronto con il personale. La soluzione, affermano da Palazzo del Pincio, sarà in grado di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di frequentatori del sito. 6 appuntamenti alla Cittadella della Musica per allietare i cittadini in attesa del cartellone estivo. Si chiama Estate in Giardino, inizierà mercoledì prossimo quando alle 21 ci sarà Swing in Italy con l'Elisabetta Antonini Quartet. Gli altri appuntamenti di luglio prevedono Cuoro di Gioia Salvatori il 20, Sting in Jazz con la Michela Lombardi Quartet il 22, Pasolini 100 con Gillo Saladini, Ermanno Pizzardi al pianoforte e il commento del professor Mario Bresci il 26 e poi il 27 Ornella Muti e Pino Quartullo con Mia Moglie Penelope. La serie di eventi si concluderà il 3 agosto con Rhythm and Folk Meticcio dell'Alma Mediterranea Sara Banda. Sentiamo l'intervista. 6 spettacoli, 6 iniziative, di cui 3 musicali e 3 invece si parla di teatro. Allora, tutto di ottimo livello, presentato un progetto da Felice Tazzini, ma l'origine dell'idea è stata di Massimo Peroni. Ne parliamo, di che cosa si tratta, quando si parte e come si sviluppa. Allora, sì, come giustamente dicevi tu, Massimo Peroni ha avuto questa meravigliosa idea di fare una cosa per il nostro territorio, per Civitavecchia. Mi ha chiamato e mi ha detto: uniamo le forze, lo possiamo fare. E lui si occuperà della parte tecnica e della parte artistica con la Wow Records, insieme a Francesco Pirotti, che è il mio socio. E partiamo il 13 luglio con uno spettacolo musicale di Elisabetta Antonini,
che è una famosa cantante a livello nazionale, che riproporrà dei successi del nostro swing degli anni 30-40, quindi una musica un po' per tutti. Il secondo appuntamento è un appuntamento di teatro, che è il 20 luglio, dove ci sarà uno spettacolo prodotto e proposto dalla TCL, uno spettacolo sui sentimenti. Poi il 22 ritorniamo con la musica e il concerto di Michela Lombardi, che proporrà invece una vera chicca che siamo riusciti a scovare con le nostre conoscenze, perché riproporrà i brani di Sting e dei Police rifatti in chiave jazz. Di questo progetto esiste un disco, quindi una cosa che ha una solidità importante. Dedicheremo la settimana successiva al teatro con due spettacoli molto importanti, uno dei quali è quello di Pino Quartullo e Ornella Muti, che è la nostra punta di diamante, ovviamente per l'affetto che abbiamo per Pino e la stessa Ornella Muti, che sta nei nostri cuori, e il secondo spettacolo, sempre teatrale, è quello di Gino Saladini, che fa un tributo a Pasolini. Ovviamente ci abbiamo un occhio di riguardo per questa grandissima eccellenza italiana. L'ultimo appuntamento è il 3 agosto con gli Alma Mediterranea, che è un gruppo sardo che proporrà una musica folk sarda, però condita di temi sociali. Un gruppo importante perché è fatto comunque da professionisti che si sono esibiti anche al concerto del 1° maggio, quindi tutto questo per dire che sono progetti di altissimo valore artistico. Ci abbiamo tenuto a mantenere altissimo il livello artistico, perché Civitavecchia può fare queste cose, e noi insieme a Massimo abbiamo deciso di dare il massimo. La nostra iniziativa si chiama Estate in Giardino, e dove il giardino è il giardino della cittadella, e come abbiamo detto nei post di pubblicazione nei social, è la nostra cittadella, perché ormai è diventata del Comune di Civitavecchia. Perciò il sindaco Ernesto Tedesco, ma la dottoressa Brullini, la dottoressa Mangia, signora Alina Ferrari, hanno voluto far ripartire la cittadella con di grande slancio. Quindi gli spettacoli sono tutti al giardino della cittadella all'aperto, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Sono previsti 200 posti, perciò ce n'è per tutti. Il circolo del Partito Democratico di Civitavecchia, insieme ai Giovani Democratici, anche quest'anno organizza la Festa dell'Unità. Si tratta di un appuntamento che è divenuto tradizionale nel corso del tempo e che si svolgerà presso il Parco della Resistenza nei giorni 29, 30 e 31 luglio. Come d'abitudine vi saranno incontri politici, spettacoli e gastronomia. Il primo giorno si aprirà con un ricordo della figura di David Sassoli, recentemente scomparso. Alle 18.30 si svolgerà il dibattito dal titolo La Regione incontra i cittadini, al quale prenderanno parte il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, l'assessore alla sanità Alessio D'Amato e Bruno Astorre, senatore della Repubblica e segretario regionale del PD del Lazio. Il secondo giorno, 30 luglio, sempre alle 18.30, avrà luogo il dibattito dal titolo Il gruppo consigliare del PD incontra la città, con la partecipazione di Marco Piendibene, capogruppo, Marina De Angelis Dossà, Marco Di Gennaro e Patrizio Scilipoti, consiglieri comunali del gruppo consigliare del PD. L'ultimo giorno, il dibattito dal titolo Il lavoro al centro, a cura dei Giovani Democratici. A Marco Del Lungo è mancato solo il risultato. Dopo una lunga cavalcata fatta di successi, il Sette Bello ha dovuto cedere l'onore delle armi solo nella finale del Mondiale di Ungheria contro la Spagna. Dopo una gara molto equilibrata, gli azzurri si sono arresi ai rigori, ma si tratta comunque di un bellissimo argento con il quale Del Lungo e compagni possono architettare la loro continua crescita nel biennio che conduce a Parigi 2024. Ascoltiamo l'intervista. Siamo con Marco Del Lungo dopo la finalissima con la Spagna, non è andata bene, ma solamente per quanto riguarda il risultato. Un pochino ti è passata la delusione, Marco? Noi siamo ancora un po' atterriti, a dire la verità. Abbiamo fatto un grande percorso, quello non bisogna nasconderlo, anzi andiamo fuori a testa alta, perché la partita è finita in pareggio dopo essere stato sotto di 4 gol e siamo riusciti a recuperare. Purtroppo poi la roulette dei rigori è questa. E ne prenderemo atto. Siamo tra le prime due squadre al mondo e abbiamo fatto un ottimo lavoro.
Eh sì, delusione solamente per quanto riguarda il risultato, perché il percorso è stato importante, avete battuto l'Ungheria, la Grecia, avete fatto un percorso davvero fondamentale. Poi ricordiamo che questo è praticamente un gruppo nuovo che ha cambiato moltissimo, c'erano molti ragazzi che magari a queste latitudini ancora non si sono espressi totalmente, per cui è un grande punto di partenza, come anche dichiarato a fine partita. Sì, sì, è un grande punto di partenza, come ha detto tutto bene prima, ci sono ragazzi che alla prima competizione internazionale con le nazionali, quindi c'è dell'ottimo materiale su cui si può lavorare e abbiamo fatto grandi risultati, guarda, l'Ungheria in casa davanti a più di 7.000 persone, anche con la Grecia abbiamo tenuto benissimo, anche a livello di testa ma anche di fisico, e anche con la Spagna non c'è niente da dire, anche l'atteggiamento è stato sempre costruttivo al fine di trovare sempre una soluzione per la squadra, ogni giocatore si è sacrificato per il compagno e questa è una grandissima cosa, quindi veramente grandi, grande soddisfazione. Sì, sì, grande cuore soprattutto nel rimontare contro gli spagnoli quando match non se l'ha messo sicuramente bene, ma c'è un'emozione in particolare che hai messo in valigia e ti sei riportato a casa dalla trasferta ungherese? Ma sicuramente è il cuore messo ad ogni partita per fare sempre meglio, quello sì, l'atteggiamento sempre positivo e costruttivo, come ho detto prima, che secondo me è stato quello la chiave fondamentale di questo gruppo. E ora come si riparte? Ora si riparte a testa alta, più forti di prima e con il dente avvelenato di questa sconfitta. C'è sempre attesa per capire come sarà definito il roster della nuova Margutta Civitalad, che dopo la retrocessione dalla Serie B1 nella prossima stagione tornerà a calcare i parquet della B2. Da parte del consorzio rossoblu non sono giunti ancora aggiornamenti sul futuro del gruppo, che sarà allenato da Luca Uggioni. Di sicuro nel futuro della Margutta non ci sarà Lolla di Arcangelis. Nella giornata di ieri il centrale ha ufficializzato l'accordo con il Santa Lucia, club di Serie B2. Quindi è sempre più chiaro che la nuova Civitalad sarà composta da un gruppo totalmente diverso rispetto a quello che era guidato da Pietro Grechi. Ultimi ritocchi per il torneo internazionale Trofeo Città di Civitavecchia, che si svolgerà presso i campi del DLF da domani a domenica con il patrocinio del Comune di Civitavecchia. Il torneo avrà la copertura e le riprese televisive anche da parte dell'emittente ufficiale della Federazione Italiana Tennis, Super Tennis e Rai 3. La manifestazione aprirà i battenti con il sorteggio dei tabelloni sotto l'occhio vigile del giudice arbitro e del direttore del torneo Alfredo Cempella. Parteciperanno con inizio domani mattina i giocatori della categoria men inseriti nel tabellone da 24 e gli 8 atleti inseriti nel tabellone della categoria quad e le 8 ragazze inserite nel tabellone a loro dedicato. Gli atleti si divideranno il montepremi di 5.000 euro. Anche quest'anno confermata la collaborazione con l'Istituto Marconi, che supporterà l'intera manifestazione con i ragazzi delle sezioni dello sportivo, del linguistico e dell'informatica. L'Atletico Civitavecchia affronterà la nuova stagione nel segno delle riconferme. Nei giorni scorsi il club presieduto da Ermanno Muneroni ha annunciato che del gruppo faranno ancora parte Carlo Alberto De Paulis, Matteo Fondato, Davide Marcucci, Luca Mori, Davide Persi, Davide Puddu, Daniele Sacripanti e Vincenzo Tornato. Tutto questo in attesa del responso della LN di Lazio in merito alla richiesta di ripescaggio in Serie C2 espletata dall'Atletico. Non solo, alcune indiscrezioni indicano che la società gialloblu potrebbe iniziare un rapporto di collaborazione tecnica con il Santa Severa tramite lo scambio di giocatori tra i due club. A suggellare l'accordo sarebbe il direttore generale dell'Atletico, Claudio Moscatelli, che in passato ha lavorato con il tecnico Santa Severino Vincenzo Di Gabriele quando entrambi facevano parte del Santa Marinella. Nell'accordo, se dovesse andare in porto, potrebbero rientrare nomi come Manuel Terzini e Andrea Giocondo, che nei giorni scorsi sono stati accostati alla Futsal Civitavecchia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.